Bene, possiamo riprendere. Boh, grazie di essere tornati. E oggi, diciamo, riprende l'idea di riprendere dal punto di ieri, dove discutevamo gli effetti delle collisioni tra fotoni e per muoverci in direzione dei veri e propri gas di luce, che sono un po' l'argomento centrale che avevo messo nel titolo degli incontri. Praticamente abbiamo visto in questo, dove sta? Eccolo. In queste formule con il diagramma di Feynman delle collisioni tra fotoni. Avevamo visto che nel vuoto queste collisioni sono estremamente, estremamente deboli e rare, mentre nella materia dove si sostituiscono alle creazioni di coppie elettrone-positrone si mettono coppie di elettrone buca, quindi con energie molto più basse, queste collisioni diventano un fenomeno abbastanza frequente e di uso comune. Ad esempio, lì c'è lo schizzo del four-wave mixing. Ad esempio, giusto per fare un esempio di quanto sono comuni questi fenomeni, spesso i puntatori laser verdi, almeno in molti modelli, si basano su un fenomeno di collisioni tra fotoni. Praticamente c'è il dispositivo che genera due fotoni infrarossi, più o meno, questi si ricombinano in un cristallo, collidono tra loro e danno origine a un fotone di energia doppia che sta nel verde. Quindi, tanto per dire, anche in dispositivi che costano 5 euro, questi fenomeni vengono utilizzati comunemente. Bene, ho. Praticamente sono all'interno del dispositivo c'è l'emissione di luce infrarossa forte, è un fenomeno abbastanza facile da ottenere, come il laser. Poi per avere la luce verde, che è quella che ci è comoda perché è quella a cui la retina è più sensibile, quello che succede c'è un cristallo all'interno che permette la conversione di due fotoni infrarossi che collidono e danno origine a un fotone in uscita verde. Quindi praticamente secondo l'idea di Newton dei corpuscoli, i vari colori sono fotoni di natura diversa, ci sono ad esempio due fotoni di un certo tipo che si uniscono insieme e danno origine a un fotone unico di energia doppia. Quindi questo è il motivo per cui si genera la luce verde. Specifico del verde. No, non lo potessi fare anche nel blu, soltanto, e non so i laser blu come funzionano, probabilmente con lo stesso fenomeno, devi avere una luce iniziale che è di frequenza leggermente superiore, in quel modo che anche la seconda armonica va nella frequenza superiore. Ad esempio, per creare sorgenti luminose nei raggi X, spesso si ripete questo fenomeno a cascata, in modo da arrivare a frequenze molto alte, perché i materiali amplificatori che funzionano bene ad alte frequenze sono difficili da costruire, difficili da manipolare e difficilmente disponibili per applicazioni concrete. Quando due fotoni collidono, l'energia è proprio doppia o un minimo viene persa? No, doppia, secca. Perdita Perdita zero. Diciamo, non, si può avere perdita zero. Poi, se il materiale non è buono, un po' se ne perde perché scatterà nei fononi, possono succedere altre cose. Ma in un cristallo standard viene esattamente doppia. E praticamente il meccanismo è molto simile al meccanismo che si ha di rettificazione. Mandi un'onda sinusoidale su un cristallo rettificante, questa fa una cosa così e quindi ha una frequenza effettivamente doppia. Ebbene, facciamo un passo, comunque prima di entrare nei fluidi di luce, un passo indietro sui fluidi in generale, con un occhio ai gas e poi ai fluidi quantistici. Beh, questo Democrito aveva portato avanti l'ipotesi degli atomi che formano la materia e questa poi è stata nata come un'idea puramente filosofica, ha ricevuto più e più verifiche sperimentali sulla teoria cinetica dei gas, le reazioni chimiche, Perrin che aveva fatto i primi lavori, poi la misura del moto browniano, fino ad arrivare a lavori gli ultimi con microscopi a forza atomica che sono capaci di andare a visualizzare singoli atomi in un materiale, con risoluzioni estremamente precise
nanometriche. Questo quindi l'idea degli atomi alla base della materia è attualmente una cosa, uno dei pilastri della nostra comprensione della materia. Però se uno pensa a tutti i passaggi logici che ci stanno dietro, i fondamenti teorici che ci stanno dietro, non c'è un motivo preciso perché questi non possono essere applicati a dei sistemi di fotoni anziché di atomi. Perché la cosa fondamentale che mancava fino a non molto fa era le interazioni tra i fotoni. Ma come abbiamo visto, in certi materiali dotati di sufficienti non linearità ottiche, il termine tecnico per le collisioni tra fotoni, questi fenomeni possono diventare fenomeni importanti. Per cui ci sono tutti gli armamentari per poter andare a vedere dei fenomeni di fisica dei gas, fisica collettiva dei gas, utilizzando sistemi di fotoni. Diciamo, una delle cose fondamentali dei fotoni è che sono corpuscoli che hanno una forte componente ondosa. Appunto, tutta la teoria ondulatoria della luce era basata sulla parte ondosa della luce, quindi è una cosa molto facile da vedere. Per cui è naturale cercare di andare a studiare dentro nei gas di fotoni fenomeni che sono simili a quelli che avvengono nella materia a temperature molto basse, dove la componente ondulatoria della materia è importante. Quindi la classe di fenomeni che normalmente è difficile da utilizzare con la materia ordinaria, in quanto richiede temperature molto basse, potrebbe essere più facile da studiare con gas, con fluidi di luce. Quindi questo è un po' l'angolo con cui la comunità ha attaccato il problema. Che la materia abbia una componente ondulatoria, diciamo, è stato noto dall'ipotesi dei Broglie nel 24, che aveva introdotto un'onda per cercare di spiegare le congetture di Bohr sulla struttura degli atomi. Bohr aveva visto le orbite, la quantizzazione del momento angolare, e queste potevano essere spiegate associando al moto degli elettroni negli atomi un'onda. Questa, ad esempio, una lunghezza d'onda pari alla costante di Planck divisa per il momento. In questo modo si riusciva a spiegare in maniera microscopica alcuni degli aspetti postulati da Bohr per la struttura atomica. Ovviamente questa è rimasta un'ipotesi fin tanto che Davidson e Germer erano stati in grado di vedere la diffrazione degli elettroni da un cristallo. Praticamente questo era un profilo di interferenza di elettroni che scatteravano su un opportuno oggetto, davano interferenze, e questo è un esempio di figura di interferenza per degli elettroni. E questa era la prova che gli elettroni avevano anche la componente ondosa, oltre alla componente discreta corpuscolare. Questi erano gli anni 20. Le cose però diventano sempre più interessanti quando si crea della materia che viene portata a temperature estremamente basse. In particolare a temperature per cui la lunghezza d'onda di De Broglie termica, cioè la lunghezza d'onda che corrisponde alla velocità termica delle particelle, diventa comparabile alla distanza tra particelle. Cosa significa questo? La particella viene associata a un'onda, quest'onda ha una certa lunghezza d'onda, e è abbastanza intuitivo che quando la lunghezza d'onda dell'onda associata a una particella diventa simile alla distanza da un'altra particella, queste due onde in qualche modo possono sentirsi. Quindi ci si può aspettare che qualcosa di nuovo possa nascere. E appunto questo è il momento in cui la cosiddetta degenerazione quantistica del gas inizia a giocare un ruolo importante. E il mondo dei bosoni si differisce dal mondo dei fermioni. Il mondo dei bosoni è il mondo dei fotoni, dell'elio 4. Il mondo dei fermioni è il mondo degli elettroni nei cristalli, il mondo dei neutroni nelle stelle di neutroni. Per cui, diciamo, ci sono due classi di comportamento che uno si può immaginare a seconda della natura della particella, cioè in particolare a seconda dello spin della particella.
perché esistono dei teoremi di fisica teorica che legano lo spin della particella alla statistica che questi debbano obbedire. Se lo spin è intero, le particelle sono bosoniche, se lo spin è semi-intero, queste sono fermioniche. In natura, particelle fermioniche ce ne sono molte, l'elettrone, i quark, i neutroni, che sono particelle composite di molti quark, particelle bosoniche non ce ne sono di particelle elementari se non il bosone di Higgs. Le altre sono tutte particelle che mediano una forza. Diciamo, non sono i mattoni fondamentali della materia propriamente detta, sono i bosoni vettori di alcune forze fondamentali. Il fotone che media la forza elettromagnetica, il W e la Z che mediano la forza elettrodebole, i gluoni che vanno a mediare la forza forte e il gravitone, se mai esiste, che va a mediare la gravità. Mentre la parte più di materia, propriamente detta di materia, in generale è fatta di oggetti fermionici, che sono fondamentalmente i leptoni, cioè elettrone, muone, tauone, e i quark, che sono i fondamenti degli adroni, quindi del protone che ha tre quark, il pione che ne ha due, e così via. Non andremo a guardare queste particelle esotiche che arrivano ad alte energie, ci concentriamo su quelle semplici. Fotoni, elio, elettroni e eventualmente atomi. Diciamo, a livello di bosoni, questo è uno schema di bosoni preso dal sito web del gruppo di Wolfgang Ketterle, premio Nobel al 2001, mi pare, per la verifica sperimentale della condensazione di Bose-Einstein, in cui si vede che le particelle a alta temperatura sono praticamente delle palline. Via via che la temperatura si abbassa, la funzione d'onda ondulatoria diventa sempre più importante. A un certo punto la lunghezza d'onda di questa onda diventa comparabile alla distanza, qualcosa di nuovo arriva e a bassissime temperature tutte le particelle vanno a finire nello stesso stato quantistico, cioè nella stessa funzione d'onda. Quindi tutte iniziano ad avere lo stesso comportamento, e questo è il condensato di Bose-Einstein, su cui torneremo più in dettaglio fra un attimo. Partiamo però dal caso di fermioni, spin semi-intero. Cioè, pensate, elettroni, che possono essere negli atomi o in un cristallo, o neutroni. Il fatto di avere uno spin semi-intero formalmente viene descritto come conseguenza dal principio di Pauli, che come conseguenza matematica è che la funzione d'onda a molte particelle deve essere antisimmetrica sotto scambio di due particelle, il che impedisce di avere più di una particella nello stesso stato quantistico. A livello di atomi uno vede che i livelli atomici vengono riempiti dal basso su. Atomo di idrogeno, il primo elettrone sta nel livello più fondamentale, l'1s. Atomo di elio che sta sopra, il secondo elettrone va sempre nello stato 1s, con l'altro stato di spin. Poi si sale, cosa abbiamo? Il litio, cioè il 3 litio, sì, qui abbiamo un terzo elettrone che sta da qualche parte, poi su, e su si iniziano a riempire i vari. No, litio più su, chi c'è? Chi è il terzo? Litio è il terzo, sì. Si mette nel 2S, poi se ne mette un altro nel 2S, poi si iniziano a riempire i 2P, che contengono 6 posti, e quindi si finisce la prima riga della tavola periodica. La riga successiva abbiamo gli alcalini, che riempiono il primo, poi c'è il secondo che li si mette accanto, e poi si riempiono i livelli P, D e tutto su. L'idea fondamentale è che non possono starci più di un elettrone per stato. Includendo anche lo spin degli elettroni, ce ne possono stare due. E questo spiega tutta la struttura atomica e poi le molecole e i legami molecolari. L'idea è che la cosa fondamentale è che non ci possono essere due fermioni che stanno nello stesso stato. E su scale ancora più macroscopiche ci sono altre proprietà della materia, tipo il fatto che i metalli siano solidi,
viene stabilizzato dal fatto che gli elettroni non possono essere compressi più di tanto all'interno del cristallo. A un certo punto il numero degli stati quantistici a disposizione finisce e quindi il cristallo diventa incompressibile. Ma ancora, in maniera ancora più esotica, le stelle di neutroni sono stelle che vengono tenute insieme dalla gravità, quindi la materia tende a collassare su se stessa, è talmente densa che gli elettroni e i protoni si sono fusi in un neutrone, quindi per ridurre spazio conviene alla materia di ricombinare gli elettroni fuori degli atomi con i protoni ad andare in neutroni neutri, quindi si risparmia sull'energia di Coulomb, però la gravità è talmente forte che loro stanno molto impacchettati. A quel punto poi loro stanno lì, la gravità è forte, fin tanto che la forza di Pauli, la pressione di Pauli che impedisce ai neutroni di stare nello stesso orbitale è abbastanza forte, le stelle di neutroni stanno lì, sono delle belle pallette con delle densità spaventose, ma sono delle palle di fluido. Quando però la densità diventa troppo grande, la forza di Pauli non è più in grado di sostenerle, collassano e a quel punto danno origine al buco nero. Però prima di avere il buco nero c'è un limite, la massa di Chandrasekhar, che dà il massimo valore perché una stella di neutroni possa esistere come stella di neutroni. E questo è perché c'è la forza di Pauli, dovuta al principio di esclusione di Pauli, che la tiene insieme. Poi a un certo punto questa esclusione non è più abbastanza forte, la stella preferisce collassare, spedire dei neutroni in stati energetici più elevati, ma la gravità che guadagna è più forte, vince, e a quel punto collassa in un buco nero. Però fino a un certo punto questo principio di Pauli è tipico dei fermioni. E questo è perché i neutroni sono fermioni. Se i neutroni non fossero fermioni, l'astrofisica sarebbe completamente diversa. Quindi ha delle conseguenze veramente macroscopiche. I bosoni, invece, che sono quelli che hanno funzione d'onda simmetrica sotto scambio, quindi non cambia di segno, il principio di Pauli non c'è, ci possono stare un numero arbitrario di particelle nello stesso stato. Quindi, anziché andare a riempire gli orbitali dal fondo su, un gas di bosoni, preferisce mettere tutte le particelle nello stesso stato fondamentale. Quindi, questo è un esperimento fatto sempre dal gruppo di Kettele, con un ordine di 10 alla 6 atomi. A temperature alte, queste hanno una distribuzione di velocità che si vede in questa figurina qui, grigina. Quindi hanno una distribuzione di velocità che è disegnata sotto, che è abbastanza ampia. All'interno di questa distribuzione di velocità ci sono tanti stati quantici. Quando la temperatura diventa sempre più bassa, questo gas preferisce ridurre l'energia, non gli importa più di massimizzare l'entropia, a basse temperature è l'energia che conta, quindi la gran parte delle particelle finiscono in un solo stato quantico, che è il condensato, che è questo bello spillo che viene nel mezzo della distribuzione di velocità. Quindi le particelle cercano di finire tutte nello stesso stato quantistico. E questo è tipico dei bosoni. Quindi le particelle finiscono per avere la stessa funzione d'onda. Quindi la funzione d'onda di de Broglie, che inizialmente era la funzione d'onda di una singola particella, diventa la funzione d'onda di tutte le particelle. E a questo punto si torna vicini all'elettromagnetismo. L'elettromagnetismo, che è Maxwell, cioè classico, cosa sono le equazioni di Maxwell? Sono il corrispondente dell'equazione d'onda per la particella quantistica legata alla luce, cioè il fotone. Come una particella tipo elettrone descritta da un'equazione di Schrödinger per la sua parte ondulatoria, così il fotone per la sua parte ondulatoria è descritta dalle equazioni di Maxwell. Storicamente per i fotoni la parte ondulatoria è stata scoperta prima. Quindi è quasi strano che il fotone sia corpuscolare, perché noi conosciamo benissimo, fin da tutto l'Ottocento, la parte ondulatoria. Per gli elettroni la fisica è stata scoperta nell'ordine inverso.
Il crepuscolo è venuto prima dell'onda, per cui nel Novecento si è associata un'onda a un crepuscolo, mentre per il fotone è stato associato un crepuscolo a un'onda preesistente. Però quello che succede nella materia, per esempio, prendiamo come esempio dell'elio. Uno si prende una bella bacinellona d'elio a 10 Kelvin dell'elio liquido, che è un liquido freddo ma normale. Quando si scende giù in temperatura, a un certo momento questo fenomeno della condensazione di Bose-Einstein avviene. Gli atomi d'elio vanno a condensare in buona parte in uno stesso stato quantico. Stare nello stesso stato quantico significa che hanno tutti la stessa funzione d'onda. Per cui posso andare a studiare il moto di tutti gli atomi dentro il fluido con una sola equazione d'onda, una specie di equazione d'onda di Schrödinger macroscopica, che ha questa forma, equazione di Schrödinger, dove psi non è più la funzione d'onda della singola particella, ma è la funzione d'onda di tutte le particelle, che evolve secondo un'equazione d'onda di Schrödinger, più un termine in più, che viene dal fatto che gli atomi di elio in un liquido di elio interagiscono tra loro. Quindi questa diventa un'equazione di Schrödinger non lineare, che si chiama equazione di Gross-Pitevsky, che è il primo che l'ha proposta per discutere l'elio, i primi due che l'hanno proposta per l'elio. Signor Gross è una specie di carneade, nessuno ne sa dove sia finito. Non è David Gross quello che ha fatto la QCD 30 anni dopo. Pitevsky invece è un simpatico vecchio professore, tuttora attivo a Trento, quasi novantenne, che continua a sfornare risultati con la sua equazione. Lev. Gross penso sia Eugene Gross, penso. Non sono sicuro. Il Gross famoso per la QCD è David Gross, che però è molto più giovane, avrà una settantina d'anni a vederlo. E questo è gente che dovrebbe avere una novantina d'anni. E Pitevsky, è molto divertente ascoltare Pitevsky che racconta seminari in cui scrive questa equazione e la chiama la GPI, per evitare di attribuirsi il merito. E questa, diciamo, è un'equazione che descrive con una funzione d'onda macroscopica un insieme di particelle singole quantistiche. È una specie di equazione di Maxwell per il campo macroscopico associato alle onde di materia. Quindi le onde di materia non sono delle ondine associate a ciascuna particella, ma possono diventare un bel ondone grosso. E appunto esiste un concetto che si chiama l'atom laser, che è un dispositivo analogo a questo oggetto, che anziché sparare un fascio luminoso, spara un'onda di materia. Un'onda di materia ultrafredda che viaggia come un'onda normale e che può essere usata ad esempio per fare scattering, può essere usata per fare litografia ultraprecisa. È proprio un laser, un po' un abuso di linguaggio chiamarlo atom laser, perché è un emettitore di onde coerenti di materia. Per cui tutta la stessa fisica scoperta da Maxwell per le onde luminose può essere ripetuta per le onde di materia. E questo è il condensato fatto da Kettle in una trappola, in cui come le onde luminose possono essere confinate in una cavità e vanno avanti e indietro come onda stazionaria, così come le onde sonore in una corda di pianoforte vanno avanti e indietro formando un'onda stazionaria, così Kettle ha studiato in una trappola per atomi che tutti gli atomi vanno nella funzione d'onda fondamentale della trappola, che ha la struttura di un'onda fatta così, un'onda stazionaria con due nodi agli estremi della trappola e un'onda in mezzo che oscilla. E quando uno poi ne calcola la distribuzione dei momenti della particella, viene fuori questo bel piccotto singolo. Quindi tutto in perfetto accordo con le predizioni della meccanica quantistica, in perfetto accordo con le predizioni di Bose e Einstein per la condensazione negli anni 20. Predetta da Bose e Einstein come un'idea completamente speculativa, completamente teorica.
stata poi verificata nell'elio superfluido, ma con delle difficoltà sperimentali. E qua per la prima volta dai Cornell e Wolfgang Kettel nel gas di atomi ultrafreddi. Sapete qual è la temperatura di questa nuvoletta? Quanto vicino allo zero assoluto? Ma quello è un forno da pizzeria al confronto. Scusa? Questi sono miliardesimi, sono nano Kelvin. Ovviamente uno non ci può mettere il dito, sono 10 alla 6 atomi, sono niente. Però ci sono modi di raffreddare la materia fino a queste temperature. E è molto interessante come l'hanno fatto. Questa è stata l'idea di Corent Annugi e altri ricercatori usando dei laser. Utilizzando l'idea delle melasse ottiche, che è un'idea piuttosto semplice da spiegare e veramente geniale. Sapete che l'effetto Doppler fa sì che se io vado verso una sorgente di sonora, ad esempio, sento una nota che è più alta. Se mi allontano la sento più bassa. Prendete due sorgenti laser che sono disaccordate leggermente verso il blu rispetto a un atomo. Supponiamo che questi atomi si stiano muovendo in maniera casuale in giro. Se un atomo si avvicina alla sorgente laser di là, la vede leggermente, i due laser sono detunati verso il rosso rispetto alla transizione degli atomi, l'atomo si sposta verso in là, vede la luce leggermente spostata verso il blu e assorbe. Assorbendo la luce sente una pressione di radiazione e viene frenato. Il laser dietro intanto non gli fa niente perché è detunato. Se però l'atomo sta muovendosi dall'altra parte, assorbe la luce dall'altro lato. Quindi l'effetto netto è che l'atomo viene rallentato. In qualunque direzione si stia muovendo viene rallentato. Per cui si prende un campione di atomi a centinaia di Kelvin, temperatura ambiente, in questo modo si riesce a scendere giù vita a temperature del micro Kelvin. Quindi ci sono dei salti di temperatura enormi. Poi gli atomi vengono intrappolati in una trappola. E nella trappola continua a muoversi avanti e indietro, lentamente ma in maniera casuale. Quello che hanno fatto Kettel e compagnie è stato di mettere una trappola con dei bordi non troppo alti. Cosa succede? Supponiamo che la temperatura arrivi a questo livello. La probabilità che un atomo abbia energia molto più alta è piccola, ma c'è. Però se un atomo ha energia più alta, immediatamente viene perso. Viene evaporato via. Quindi gli atomi che rimangono hanno perso un atomo, ma hanno perso un sacco di energia rispetto all'energia media di un atomo. Quindi effettivamente questo gas si raffredda. Via via che questo gas continua a raffreddarsi, quello che si fa si abbassa il bordo in modo di andare a ridurre sempre di più l'energia, fin tanto che si arriva al nano Kelvin. E questo è stato il trucco con cui loro sono riusciti a fare questa ultima fase, che questo è un evaporative cooling. È il cooling, raffreddamento evaporativo, che è molto simile a quello con cui si raffreddano le tazzine di caffè. Il meccanismo più forte con cui il caffè si raffredda non è tanto la conduzione di calore attraverso le pareti della tazza, ma è il fatto che le molecole d'acqua più energetiche scappano via lasciando indietro le molecole che sono leggermente più fredde. In questo modo le particelle che partono sono molto più calde della media e quindi la media di quelle rimanenti è più fredda. Quindi questa può essere vista come una micro tazzina di caffè che viene raffreddata. E è una tecnica di raffreddamento estremamente potente. Bene, in questo modo hanno visto questa fenomenologia. Facciamo un attimo uno schema, un attimo formale, con da un lato Maxwell e da un lato l'equazione di Schrödinger non lineare per i condensati di Bose-Einstein. E vedete che ogni riga lega lo stesso aspetto dai due lati. Il laser o un'onda radio della radio è un fascio coerente, perché ha una frequenza abbastanza netta. E questo assomiglia all'onda coerente di materia di un condensato.
che viene descritta tramite l'equazione di Maxwell da un lato e di qua da questa equazione di Gross-Piotrowski. Poi ci sono, ad esempio, altre cose che sono molto simili, ad esempio la polarizzazione della luce gioca un ruolo simile allo spin degli atomi. La polarizzazione della luce esiste soltanto in due varianti, che ruota così o che ruota cosà. Gli atomi possono avere più componenti di spin a seconda della loro natura. Abbiamo spin di elio che non hanno spin 0, abbiamo atomi di rubidio che hanno spin 1, abbiamo atomi di terbio che hanno spin non so bene quanto, 11, estremamente alto, dipende veramente dalla natura microscopica dell'atomo. Quindi sono onde però con di spin molto più elevato. Le interazioni tra gli atomi che vanno a questo termine corrispondono a quelle interazioni tra fotoni di cui abbiamo discusso un pochetto ieri, che danno origine a questa polarizzazione nell'equazione. Quindi questo mondo della materia ultrafredda e il mondo della luce ha dei fortissimi parallelismi che si possono sfruttare nelle varie direzioni. Negli anni 90 e primi anni 2000 la luce ha dato ispirazione agli atomi freddi per vedere nuovi fenomeni. Ora gli atomi freddi e i superfluidi danno ispirazione alla luce per vedere luce superfluida. Quindi c'è un ping pong di idee da un lato all'altro. La superfluidità, diciamo, è forse l'effetto più famoso di materia ultrafredda. Praticamente la superfluidità è il fatto che qualcosa sia in grado di scorrere senza attrito. Uno mette in un anello un superfluido o ugualmente un superconduttore, non cambia niente, un tubo circolare, uno mette un superfluido in rotazione nell'anello, lo lascia lì, torna un anno dopo e questo continua a girare. Un superconduttore è lo stesso, si mette una corrente elettrica che gira in un pezzo di superconduttore, in un filo di superconduttore, e uno la lascia andare e questa continua a girare praticamente all'infinito, senza fare alcun attrito, senza vedere alcuna resistenza. Questo è un fenomeno molto strano, perché siamo abituati nella materia ordinaria ad avere sempre un rallentamento, un attrito. Ma no, un superfluido è in grado di scorrere al di sopra o di fianco da un sistema che è effettivamente anche rugoso, ma non sente alcun attrito. Un altro fenomeno molto spettacolare è questo effetto fontana che avviene nell'elio, che viene riscaldato in maniera differenziale in una zona rispetto a un'altra. Quello che si ha è che la zona più calda tende ad attrarre il liquido più freddo, per cui qui c'è una zona che viene scaldata, questa è la zona più fredda. Quello che succede, viene richiamata dell'elio dalla zona più fredda a quella più alta, viene chiamato così violentemente che viene spruzzato in alto e questo fa una fontanella che va da solo, giusto basta, illuminare il fluido. Trovate, se su YouTube ci sono un sacco di filmatini di questo effetto fontana, che è piuttosto spettacolare, però è molto difficile da spiegare teoricamente. Quello che è più facile da spiegare teoricamente è quest'altro esperimento che è stato fatto sempre dal gruppo di Kettler, in cui si vedete questa macchiolina, è un piccolo oggetto che viene spostato all'interno del superfluido. Quindi anziché lasciare scorrere il superfluido su una superficie rugosa, quello che hanno fatto è stato di mettere un oggettino e spostarlo avanti e indietro nel fluido. Se non c'è attrito, questo dovrebbe andare avanti e indietro senza depositare alcuna energia per attrito. E se vedete, appunto, questo sta andando molto lento, si muove all'interno della nube, ma la nube è come non ci fosse, non se ne accorge. La nube resta là, resta il buchettino dove viene posto l'oggetto, ma niente succede al fatto che l'oggetto si muove. Questa è una velocità intermedia, in cui vedete che inizia ad esserci della distorsione. Questa invece è a velocità molto alta. Si muove talmente velocemente che a questo punto la superfluidità si rompe. Quindi superfluidità è un fenomeno che resiste, ma soltanto fino a una certa velocità critica, che nell'accezione più standard si chiama velocità critica di Landau, perché ha dato la prima
descrizione teorica a questo fenomeno. Questi sono esperimenti stati fatti con gas di atomi freddi. Uno può provare a mettere le cose un pochino in maniera più formale, in termini della velocità del suono nel fluido, e il criterio con cui si sa se il sistema riesce a comportarsi in maniera superfluida o no dipende se la velocità degli oggetti è più piccola o più grande della velocità del suono. Perché se la velocità è più grande della velocità del suono, quello che succede è che si crea un cono di Mach dietro alla perturbazione. In questa immagine non si vedeva perché è troppo piccolo l'oggetto, ma il meccanismo con cui viene trasferita energia al superfluido è via una specie di cono di Mach. E vedete qui una simulazione del cono di Mach in un superfluido. La differenza tra l'acqua o l'aria e il superfluido è che nell'aria ci può essere trasferimento di energia anche in altro modo, oltre al cono di Mach. Un aeroplano sente attrito anche se va molto lento rispetto alla velocità del suono. In un superfluido questo non avviene, il primo momento in cui avviene l'attrito è quando si supera il cono di Mach e si crea l'onda di Dutto dietro. E questa può essere descritta in termini di dispersione, cioè della propagazione del suono nel fluido. Bene, quindi per riassumere questi ragionamenti, abbiamo che a temperature molto basse, al di sotto della temperatura critica di condensazione, le particelle si dimenticano di essere dei corpuscoli e la parte ondulatoria torna a dominare la fisica, inizia a formare un'onda di materia coerente, e l'idea di quello che cerchiamo di fare ora è di vedere come questa stessa fisica che è stata vista nel momento che gli atomi si dimenticano della loro componente corpuscolare, in particolare la superfluidità, possa tornare indietro dal lato della luce, cioè in cui la parte corpuscolare è molto più difficile da vedere. Però la parte ondulatoria c'è. Quindi tutte le idee che sono state costruite con la materia ultrafredda, andiamo a vedere se è possibile riosservarsele indietro nella luce, come comportamenti superfluidi nella luce. Bene, a questo punto dobbiamo fare un ulteriore passo indietro, perché c'è un'altra differenza di cui non abbiamo ancora parlato, tra la luce e la materia. Le interazioni binarie le abbiamo parlato abbastanza, ma la materia ha anche la proprietà di avere una massa. Quindi le particelle di materia hanno una massa finita, quindi si comportano come oggetti normalmente non relativistici, quindi con oggetti con un'energia cinetica che è del tipo la massa per la velocità al quadrato su 2. E questo normalmente per i fotoni non è il caso, in quanto i fotoni si propagano sempre alla velocità della luce. Quindi per poter ritrovare dei comportamenti di tipo gas di particelle nel senso standard, è importante fare in modo che i fotoni acquistino una massa. E a questo scopo ci viene in aiuto quello che succede quando si mettono due specchi piano paralleli molto vicini tra loro. Avere due specchi fa sì che si pongano delle condizioni al contorno, al campo, che fanno sì che il campo elettrico dell'onda luminosa abbia dei nodi sui bordi, sugli specchi. Quindi ci siano dei nodi, un po' come ci sono dei nodi sulle onde di suono che si propagano nelle corde del pianoforte. I due estremità della corda sono ferme. La corda è legata ai due lati, l'onda non può che avere due punti fermi ai bordi. E lo stesso succede qua. C'è però una differenza fondamentale tra questi casi, è che nel pianoforte la corda è ferma, è un oggetto effettivamente unidimensionale. Nell'onda luminosa non c'è soltanto la dinamica verticale, ma c'è anche la propagazione nel piano. E quello che si ha, se uno si va a calcolare in funzione del vettore d'onda, cioè 2π greco sulla lunghezza d'onda nel piano,
si va a calcolare la frequenza della luce che si propaga nel piano tra due specchi, si ha una dispersione che ha questa forma. Della forma omega quadro uguale a c quadro per k quadro, vettore d'onda, più pi greco sulla distanza tra gli specchi moltiplicata per un intero al quadrato per c al quadrato, mettiamo c qua dentro. N è l'ordine del modo, che per questo caso vale 1, possiamo mettere uguale a 1, e vedete che la dispersione che lega la frequenza al vettore d'onda della luce nella cavità è molto simile a un'altra relazione che lega l'energia all'impulso, che vi scrivo qua. E quadro uguale a C quadro P quadro più MC quadro al quadrato. Se rimpiazziamo l'energia uguale a H tagliato omega, l'impulso uguale a H tagliato il vettore d'onda, vedete che queste due sono esattamente la stessa relazione. Salvo degli H tagliato. Questo pezzo e questo sono la stessa cosa. L'energia è uguale alla frequenza. E questo termine che viene dal confinamento dell'onda tra i due specchi, che è uguale alla relazione che fissa la nota emessa dal pianoforte in funzione della lunghezza della corda. Perché la frequenza dell'onda, frequenza emessa da un'onda di pianoforte, un'onda in una corda di pianoforte, sarà uguale alla velocità di propagazione del suono lungo la corda moltiplicato per pi greco diviso la lunghezza della corda. Questa è la formula che ci dà la nota emessa da una corda di pianoforte. E questa omega zero, chiamiamo omega 0, questa è esattamente la stessa cosa che uno ha qua, la stessa formula. Quindi cosa vuol dire? Che il confinamento della luce tra i due specchi dà origine a una massa per il fotone, il vettore d'onda nel piano corrisponde al vettore d'onda, la frequenza corrisponde all'energia. Quindi la fisica dei fotoni in una cavità planare è uguale alla fisica delle particelle relativistiche di massa fissata dal confinamento tra i due specchi. Per cui i fotoni in una cavità limitata da due specchi si comportano come particelle massive. Il che ci risponde all'altra domanda, alla necessità di dare ai fotoni una massa finita. Quindi in una cavità abbiamo che i fotoni acquistano una massa, i fotoni hanno delle interazioni fra loro, se il mezzo qua è un mezzo non lineare, per cui abbiamo tutti gli elementi che servono per andare a studiare la fisica di un fluido di fotoni. Giusto per fare una divagazione, c'è chi ha utilizzato quest'idea della massa che origina dal confinamento per spiegare la massa delle particelle elementari. Perché se si introducono delle dimensioni extra al nostro spazio-tempo 3 più 1 dimensionale, si può immaginare che alle particelle vengano associate delle onde che si propagano nelle extra dimensioni. E la quantizzazione delle onde in queste extra dimensioni può essere legata alla massa delle particelle. È una delle idee che sta all'origine degli sviluppi moderni, teoria delle stringhe e simili. Per cui il fatto che la massa delle particelle venga da un confinamento è una cosa che ha delle estensioni molto più ampie. Qui però non andremo a parlare così in dettaglio di tutte queste cose esotiche, parleremo soprattutto di sistemi confinati tra due specchi. Vedete qua un esempio di luce confinata tra due specchi. Questi sono uno specchio superiore, uno specchio di tipo DBR, che per motivi tecnologici è più comodo da utilizzare. In mezzo ci sta un materiale non lineare e il fluido di luce viene creato illuminando la cavità
con un fascio laser che arriva dall'esterno. Prendendo le immagini della luce che viene emessa dalla cavità, si possono ricostruire, ad esempio in campo vicino, la distribuzione di densità del fluido di luce. Prendendo le immagini in campo lontano, si può prendere un'immagine della distribuzione di impulso, di velocità delle particelle, e con misure più sofisticate si possono estrarre tutte le proprietà di questo gas luminoso. Bene, questo è un esempio di immagini simulate per un fluido di luce che si muove nel piano della cavità a velocità diverse. In questo caso la velocità è maggiore della velocità critica di Landau, per cui si ha il flusso che va in direzione, prendete quest'ultima riga di immagine, il flusso del fluido di luce verso destra, che per relatività corrisponde ad avere un'impurezza che si muove verso sinistra. Questo crea un'onda dietro, che vedete qui che è una specie di cono di Mach, più delle varie perturbazioni. Qua invece la velocità è più piccola della velocità critica, quindi il risultato è che non viene creata alcun disturbo nel fluido e la particella si muove in maniera effettivamente senza attrito. Effettivamente senza attrito. Quindi il fluido ha un comportamento effettivamente superfluido. Queste sono predizioni teoriche fatte, ottenute, risolvendo quelle equazioni di Gross-Piteschi che vi ho scritto prima per questa specifica configurazione. E questi sono i dati sperimentali ottenuti da dei colleghi a Parigi. Da sinistra a destra aumenta la velocità del suono e si riduce la velocità di flusso. Qui la velocità del suono, della velocità del flusso è estremamente più grande della velocità del suono. Per cui il fluido di luce che si muove verticalmente picchia nell'ostacolo che sta qui e crea tutta una serie di disturbi. Quindi sente effettivamente attrito. Qua è sul caso limite. Qua invece, in questo terzo grafico, quello che si ha è che i fotoni scorrono attorno al difetto e continuano a muoversi in maniera superfluida. Quindi non si crea un forte disturbo nel fluido. Queste righe che si vedono sono degli artefatti dovuti alla scarsa qualità delle ottiche. Diciamo, ai dei difetti che ci sono nelle ottiche, non hanno a che fare con problemi di superfluidità. E questa quindi è la prima immagine sperimentale di comportamento superfluido per la luce. Abbiamo dei fotoni che si scorrono nel piano di cavità, picchiano sul difetto e sono in grado di girargli attorno. Qua invece picchiano sul difetto e vengono diffusi in tutte le direzioni. E immaginate che se avete un fluido in cui c'è un ostacolo e il fluido è in grado di andare attorno all'ostacolo e a continuare il suo flusso, non esercita alcuna pressione sul difetto. Se invece le particelle del flusso picchiano sul difetto e scattano dappertutto, esercitano una forza sul difetto e quindi c'è una pressione e quindi dell'attrito. L'attrito vero e proprio, queste sono tutte misure che vanno a vedere come la presenza del difetto modifica il profilo di densità del fluido. Non sono misure dirette di forza d'attrito. Misure dirette di forza d'attrito non esistono ancora. Ci sono vari gruppi che ci stanno lavorando e stanno cercando di mettere in evidenza il fatto che della luce superfluida non esercita forza su un ostacolo, che significa che smette di esercitare pressione di radiazione. Sapete che un fascio luminoso che urta, che viene assorbito da un oggetto, esercita una forza di pressione di radiazione, ma se la luce è superfluida questo non avviene, perché la luce è in grado di girare attorno all'ostacolo senza esercitare alcuna pressione. Questa è una cosa che la gente sta cercando di misurare da qualche tempo, ma con forti difficoltà dovuti a difficoltà puramente tecniche, che l'esperimento deve essere estremamente preciso, perché le forze in gioco sono molto piccole. Molto bene, altre immagini sempre di questo genere,
possiamo vedere qua un esperimento in cui il cono di Mach è estremamente chiaro, corrispondente con la teoria. Questo è un altro esperimento fatto con degli atomi e questo è un esperimento fatto con una paperella di plastica nella vasca da bagno tirata, come vedete, da un cordino. Qui è molto difficile andare a avere una paperella che si muove con velocità costante in una vasca da bagno. Per cui invece di fare l'esperimento con una paperella di plastica, uno può andare a fare l'esperimento con una bella papera in penne, carne e ossa, che poi è anche interessante mangiarsi. Questa, diciamo, è stata un'immagine che è stata fatta da un collega in Francia, che un matematico che si diletta di fotografia, che aveva messo nel suo sito un sacco di immagini di fotografia scientifica, e c'è questa bellissima immagine di un'anatra che nuota su un lago. Per cui è interessante cercare di capire se la fisica che abbiamo visto in queste immagini e in queste immagini, quindi questa onda di scia dietro al difetto, possa essere in qualche modo collegata a quanto avviene dietro a un'anatra. Vedete comunque che ci sono delle differenze fondamentali tra il profilo che viene visto in un fluido e il profilo attorno all'anatra. In particolare queste onde, che in un superfluido stanno davanti al difetto, in un'anatra vedete che stanno dietro all'anatra. Queste onde che stanno intorno è giusto rumore sperimentale dovuto al vento sul laghetto. Quindi la parte che ci interessa sono questi profili qua dietro. Quindi c'è da cercare di capire più in dettaglio cosa sta succedendo. E per questo, assieme al mio amico Germain Rousseau, che lavora attualmente a Poitiers, un fisico, un ingegnere di formazione, un ingegnere idraulico, che si diletta di queste problematiche di scienza fondamentale, ci siamo divertiti a studiare in dettaglio quello che succede dietro a un'anatra e cercare di capire come si lega, se è simile a quanto succede dietro a un superfluido. In particolare siamo concentrati sulla struttura delle onde dietro all'anatra. Vi faccio qua il disegno per le stesse cose che ci sono in un superfluido. In un superfluido, diciamo, il diagramma in alto è quello che ci dice, in funzione del vettore d'onda, ci dice la frequenza delle onde emesse. In un superfluido la forma è un po' diversa, parte lineare e poi sale su più che lineare. Quindi è una dispersione che si chiama superluminale, perché parte lineare e poi cresce in maniera superluminale. Forse la luce, sapete che la luce si propaga a una velocità pari a c a qualunque frequenza, quindi è una cosa esattamente lineare. Per un superfluido la dispersione va verso l'alto, mentre vedete che per le onde su una superficie di un laghetto la frequenza dipende dal vettore d'onda secondo questa legge, che per piccoli valori di k parte lineare, inizialmente è lineare, poi si piega verso il basso perché la tangente iperbolica satura e solo a dei valori molto più alti di k riparte verso l'alto. Posso fare uno schizzo di quella funzione: parte lineare perché vedete la tangente iperbolica è approssimabile con k, questo è gk più gamma su rho per k cubo per la tangente iperbolica di kh, con h l'altezza del fluido. Per k piccoli, questo pezzo è di ordine superiore, questo oggetto può essere approssimato con kh, quindi questo è omega quadro, quindi questo oggetto per piccoli k può essere approssimato come gh per k quadro.
Quindi avremo che per piccoli k questo sarà dell'ordine di radice di gh per k. Per valori intermedi di k, questo oggetto continua a non essere importante perché il coefficiente davanti è molto piccolo, ma questa tangente iperbolica diventa 1. Per cui ci ritroviamo con omega quadro che è del tipo gk per 1. Quindi omega uguale radice di g per k. E questo, diciamo, è il pezzo che satura. Poi a valori di k molto più grandi, questo termine inizia a essere importante, nonostante il prefattore è molto piccolo, e quindi questo sale verso l'alto. Però questa parte che risale non ci interessa in questo caso. Avviene a dei vettori d'onda che sono estremamente alti e soprattutto per cui l'attrito all'interno dell'acqua è importante. Quindi si lascia perdere. Prendiamo la dispersione che ha questa forma. Se uno fa il limite perché l'acqua è alta, quindi h uguale infinito, la tangente iperbolica è immediatamente pari a 1. Per cui avremo una dispersione per le onde di superficie di questa forma, omega, che è proporzionale alla radice di g per k, che è una parabola rovesciata, la stesa. Si va a calcolare quali sono i modi, cioè i vettori d'onda che possono essere effettivamente eccitati da un'anatra che si muove a velocità uniforme, questi stanno sul piano bidimensionale kx, ky, come questa curva di questa forma. Una curva di forma abbastanza strana, però che parte con un asintoto verticale molto ripido, scende giù, ha una gobbetta e poi ritorna così. Questa è una forma che si può calcolare, un po' che in mezza paginetta di calcoli, è universale e non dipende dalla velocità dell'anatra. Per qualunque velocità dell'anatra la cosa che cambia è le dimensioni di questa curva, ma la forma resta uguale. In particolare resta uguale il valore massimo della derivata dell'inclinazione, il valore minimo, diciamo, dell'inclinazione di questa curva. Vedete che questa curva parte con una tangente verticale che si piega e poi si ripiega nell'altra direzione. L'angolo minimo a cui sta, questa è una quantità che è universale e corrisponde all'apertura del cono al dietro dell'anatra, cioè l'apertura di questo cono. Questo è un valore universale, che è l'arco tangente di 1 su radice di 2, che è indipendente dalla velocità dell'anatra. Qualunque velocità l'anatra si stia muovendo, l'apertura del cono dietro è la stessa. E questo è molto diverso da quello che succede per un cono di Mach, che diventa sempre più stretto quanto più l'aeroplano va veloce. E è tipico del fatto che la dispersione abbia questa forma a radice quadrata. Se la forma non è a radice quadrata, la cosa non è così. È una cosa stata scoperta nell'Ottocento, ma una teoria moderna è un risultato abbastanza recente. E vedete questa forma. Ci sono però delle altre strutture in questo profilo. Ad esempio ci sono queste onde che sono specie di semicerchi all'interno e queste altre onde che fanno in questo modo, che si vedono bene qua. In questo profilo, vedete, ci sono queste specie di semicerchi che fanno questo discorso e ci sono queste altre onde che invece vanno in questa direzione. Qui sono due altri sistemi di frange che dipendono da questa forma particolare del luogo dei modi eccitati. Ad esempio, il periodo delle onde dietro l'anatra, questo è legato alla velocità. Questo può essere calcolato facilmente dalla velocità e dipende dalla velocità. Questo si può vedere in questo modo. Abbiamo la dispersione che è effettivamente parabolica, questa è omega circa radice di g per k. Per ragioni cinematiche, i modi che possono essere citati da un oggetto in moto a velocità uniforme stanno su una forma che è del tipo v uguale v per k,
omega uguale v per k, il punto di intersezione di questa formula e di questa formula sta a un certo valore di k, quindi avremo che vk è uguale a radice di g per k, che significa divido per k v su radice di g uguale 1 su radice di k, che è 1 su radice v su radice di g, 1 su radice di k, quindi è 1 su radice di 2 più greco su lambda. Questo significa che porto, eleva al quadrato dappertutto, v quadro su g è uguale a lambda su 2 pi greco, quindi. Quindi la lunghezza d'onda di questo punto è tanto più grande quanto è alta la velocità. Quindi vi potete divertire, una volta ho provato a fare la stima e più o meno funziona, siete a Venezia su un vaporetto, vi mettete a poppa, vedete davanti a voi delle onde, cercate di capire ad occhio quanta è la lunghezza d'onda di queste onde, che corrispondono a queste onde qua dietro. È un profilo di onde che è stazionario nel sistema di riferimento del vaporetto, sono dell'ordine di una decina di metri, per cui a occhio si riescono un po' a misurare, e da questa formula si riesce a ricavare la velocità del vaporetto. E più o meno si riesce a prendere anche a occhio. E questo viene appunto dal fatto che ci siano queste onde dietro. E le vedete qua. Queste sono le onde dietro al papero, che nuota. Qualcuno mi sa dire perché qui questo fronte d'onda è un po' rotto, per cui non continua diritto ma si rompe? Si rompe curva così. E lo stesso dall'altro lato. Perché? Quale fenomeno astruso c'è al dietro? Molto semplice, almeno non so, non l'ho visto, ma immagino, è che l'anatra ha iniziato a muoversi a un certo punto. Ha svoltato. Perché il fronte dietro parte dall'ipotesi che la velocità è uniforme. Se l'anatra gira, il fronte si deve spezzare. E ad esempio il fatto che delle accelerazioni diano origine a dei fenomeni più complicati è anche responsabile del fatto che degli elettroni accelerati su un'orbita di sincrotrone emettano radiazione anche se si muovono a velocità più piccole della luce. Uno si va a calcolare questi profili d'onda per un elettrone, trova tutte queste rotture che poi danno origine alla radiazione di sincrotrone. Completamente accidentale, no? È che l'anatra, non lo so, dovrebbe chiedere a Fabrizio quando ha fatto la foto cosa aveva fatto un attimo prima l'anatra. Che non so su quale laghetto è andata a fotografare. Bene, quindi diciamo la cosa simpatica di questo è un altro esperimentino che uno potrebbe riuscire a costruirsi con dei mezzi tecnici abbastanza limitati, o addirittura uno potrebbe portarsi la classe sull'Arno con dei bacchettini si riescono a fare queste cose. Sono relativamente semplici. Magari con un ondoscopio di buona qualità si riescono anche a visualizzare bene. La cosa importante è in questi dispositivi tabletop è che iniziano a giocare un ruolo importante anche le dimensioni del tutto. Perché queste onde, per valori della velocità ragionevoli, sono dell'ordine del metro. Questa a causa del valore dell'accelerazione di gravità. Per cui è importante avere delle cose abbastanza grandi, altrimenti la capillarità inizia a giocare un ruolo importante, la dissipazione, c'è un sacco di altra fisica. Per cui, magari anche semplicemente con una cordicella tirata giù da un ponte su un fiume si riesce a vedere questo fenomeno. Il fiume si muove a qualche metro al secondo, una cordicella con un sasso attaccato in fondo calata giù dal ponte, fin tanto che non va a beccare in un povero canottiere,
si dovrebbe riuscire a vedere l'effetto. Bene, ci facciamo il caffè. Ok, facciamo un attimo di pausa. Sì, scusate, prima di... Torniamo qui, si diceva del papero che nuota, dell'onda dietro. E questo vi suggerivo come una cosetta carina da investigare anche come dimostrazioni di laboratorio o uscite all'aria aperta abbastanza semplici e divertenti. Bene, direi che lasciamo un attimo queste cose successive che sono un po' tecniche e andiamo a discutere un attimo di qual è, diciamo, una delle direzioni future che la gente sta esplorando in questo campo di fluidi di luce. Abbiamo visto che quegli esperimenti di Parigi hanno mostrato che la luce si può comportare come un fluido con effettive proprietà di superfluidità. E ora vi voglio mostrare delle prime evidenze, guardate la data, di pochissimi mesi fa, di casi in cui, in un sistema in cui per la prima volta, questo gruppo guidato da un americano chiamato John Simon e questo Alex Ma è il suo postdoc, hanno studiato un gas di fotoni in cui i fotoni sono particelle effettivamente impenetrabili. Pensate, normalmente le equazioni di Maxwell ci danno fotoni che non si vedono, in presenza di non linearità optiche ci sono una piccola sezione d'urto per collisioni. Questi fotoni diventano così strani che diventano duri come delle palle di biliardo. Si toccano e ponk, rimbalzano. Questa è una situazione un po' estrema che questo gruppo è riuscito a realizzare in una piattaforma di questo genere. Praticamente questo è un sistema di superconduttori. Questo è un chip di dimensioni dell'ordine del millimetro. Uno lo vede, un oggettino così, con una lente di ingrandimento si iniziano a vedere le cose, in cui sono disegnati delle piste a superconduttore, vedete questi zigzaghetti che stanno qua, sono delle piste a superconduttore, in cui sono inseriti degli elementi che stanno qua, sempre dei piccoli dispositivi, circuiti RLC, fatti con dei superconduttori, in modo da avere delle resistenze molto basse, tutti accoppiati, in modo tale che questo corrisponda a una configurazione che vi posso disegnare così. Prendete un potenziale, questo diciamo è proprio un'energia potenziale che dipende dalla posizione, effettivamente unidimensionale, basta, in cui lo stato fondamentale di ciascuna di queste buche di potenziale sta qua, quindi i fotoni possono vivere in ciascuna di queste buchette e hanno un piccolo effetto tunnel che li passa attraverso la barriera, che li permette di saltare da una buca all'altra. Se siamo in un regime in cui i fotoni non si vedono, si vedono debolmente, il risultato è che uno ha un condensato di Bose-Einstein di fotoni che vive dappertutto, in cui i fotoni sono delocalizzati dappertutto e sono in una funzione d'onda macroscopica tipo equazione di Gross-Piterski. Quando invece le interazioni tra fotoni diventano importanti, e questo viene tunato attraverso queste linee esterne che praticamente regolano, cambiando le proprietà del materiale, regolano le interazioni tra fotoni, si può passare a una configurazione in cui ciascuna buca può contenere uno e un solo fotone. Cioè se c'è un fotone lui ci sta, ma se c'è già un fotone presente, il secondo fotone non ha spazio praticamente, viene sputato fuori, inizia a avere alte energie. Per cui lo stato fondamentale del sistema a basse temperature è di avere un fotone per ciascuno di questi siti e sono impenetrabili nel senso che un'altra particella non riesce a stare nello stesso buchetto. È un po' come il cartoccio delle uova al supermercato, in cui dentro ciascun buchetto ci sta un uovo, se ci si prova a forzare un secondo uovo o non ci sta o si rompono. E lo stesso succede un po' qui con i fotoni.
Un fotone sta in una di queste cavità, che sono questi zigzaghi. Il secondo fotone che cerca di stare non ha spazio e finisce fuori. Quindi si va a creare uno stato in cui i fotoni effettivamente impenetrabili stanno ciascuno in un sito. E questo si chiama isolante di Mott, che è stato proposto per la prima volta dal signor Mott, premio Nobel un bel po' di anni fa, che è uno stato isolante. Quindi è isolante come tanti cristalli lo sono per gli elettroni. E questo è un isolante in quanto la luce non può propagarci attraverso. C'è la luce all'interno del mezzo, ma la luce sta ferma. È inchiodata in quanto i fotoni diventano delle pallottole. Questi sembra sono dei calcoli teorici che proprio José Le Bouilly, che è stato uno studente di dottorato da noi, ha fatto per studiare come si comporta la densità dei fotoni al variare dei parametri del sistema. E vedete in particolare c'è tutta questa regione che è verdolino chiaro, che corrisponde a una scala di colori di 1 e vuol dire che c'è un fotone per ogni sito. Questo è l'esperimento che hanno fatto gli amici americani e hanno visto che con una che in questa zona qua è blu astro, che vuol dire che la densità è un fotone per sito. E questa è la prima evidenza sperimentale di sistema in cui c'è una particella luminosa per sito e i fotoni si comportano effettivamente come oggetti impenetrabili, che è una cosa completamente ortogonale a quanto uno è normalmente abituato a pensare di fotoni come particelle che non interagiscono. Questo è il primo esempio, ma ora c'è grossissimi investimenti da parte di una comunità per muoversi in questa direzione, anche da parte di ditte. E questo è perché c'è la speranza di costruire questo oggetto che si chiama il quantum computer. Non so se ne avete forse sentito un po' parlare. Beh, l'idea, sapete, un computer è basato su delle unità di informazione, sono dei bit che possono essere 0 o 1. Uno va a leggere sull'hard disk. Un file contiene una sequenza di 0 e 1. Un quantum computer è un oggetto in cui ciascun bit può essere simultaneamente 0 e 1 in una forma di sovrapposizione di stati, un po' come abbiamo visto ieri col gatto di Schrödinger. Per cui ciascun bit può essere 0 e 1 e questo permette di fare dei calcoli in maniera molto più rapida. Perché immaginate che dovete fare un calcolo su un numero grandissimo di oggetti, ripetere lo stesso calcolo su tanti oggetti, invece di farlo uno dopo l'altro, quello che uno può pensare di fare è mettere il sistema, tipo mettere l'input del computer in una sovrapposizione dei vari valori che ci interessano, viene dato in pasto al computer quantistico, il quale fa il calcolo simultaneamente su tutti i valori possibili e dà come risultato il risultato di tutti questi calcoli fatti in parallelo. Voi, ad esempio, uno dei calcoli più semplici che si riesce a fattorizzare, a migliorare in questo modo è la fattorizzazione degli interi. Sapete come funziona i metodi crittografici standard, tipo l'RSA, che si basano sul fatto che se io vi do un intero di 1 miliardo, 1 milione di cifre, per capire come questo numero è fattorizzato in interi, il modo, diciamo, di base non c'è nient'altro da fare che provarci. Uno prova tutti i numeri fin tanto che uno becca la fattorizzazione. Non c'è un algoritmo particolarmente più intelligente del crivello di Eratostene. Si può guadagnare un piccolo fattore, ma la complessità del problema resta sempre esponenziale del numero di cifre. Questo, quello fatto a difficoltà di fattorizzare un intero, è alla base del fatto che è difficile decrittare un messaggio che è stato crittato con l'RSA. Perché c'è la chiave pubblica e chiave privata da parte dei due partner, questo nascondono, e poi per decrittare c'è bisogno di fattorizzare un intero grande. E questo richiede tantissimo tempo, per cui è effettivamente impossibile. Uno avesse a disposizione un computer quantistico, quello che uno può fare è fattorizzare un intero in un tempo che diventa polinomiale nel numero delle cifre. Quindi diventa logaritmo del numero
attualmente, mentre se esponenziale il numero di cifre è il numero stesso, polinomiale diventa qualcosa proporzionale al logaritmo. Quindi è un vantaggio enorme e rende effettivamente l'R6 attaccabile. Quindi se qualcuno scopre il modo di fare un computer quantistico, prima di andarlo a dire al mondo, ci sono tante belle carte di credito da bucare e poi uno lo dichiara. Probabilmente anche qualcuno ce l'ha già, non so, servizi segreti da qualche parte hanno il loro computer quantistico e possono decrittare tutto. Comunque, diciamo, il computer quantistico è un nuovo concetto di logica, proprio non cambia soltanto l'architettura di calcolo, ma cambia la logica con cui sono strutturati gli algoritmi. Per ora esiste qualche algoritmo potente, che è quello di fattorizzazione, l'algoritmo di Shor, e pochi altri. Ma c'è al giro per il mondo un fortissimo spinta a sviluppare algoritmi, perché si pensa che al computer quantistici verranno sviluppati nel prossimo futuro. Ci sono grosse ditte tipo Google, IBM e altri big player del mondo dell'informatica che stanno mettendo cifre dell'ordine dei miliardi su queste cose, perché non vogliono rimanere indietro o vogliono sfruttare questo oggetto per applicazioni di ogni genere. E tutta l'idea si basa sul fatto che le cose non sono necessariamente in un modo o in un altro, ma possono essere simultaneamente nei due modi. E secondo me è molto carina questa immagine di Freud che analizza il povero gatto di Schrödinger che si trova in una situazione un po' schizofrenica. Lavorare per il professor Schrödinger non ha aiutato molto. È bellissima la faccia del gatto. Bene, questo diciamo un po' è l'idea. Esempi di algoritmi che sono utilizzabili, ad esempio, questo è un esempio semplice, l'algoritmo di Deutsch-Jozza per vedere se una funzione è costante o bilanciata. Uno dà in pasto questa funzione a questo oggetto, che praticamente contiene una serie di porte di Adamard e tutte delle operazioni quantistiche su questi bit, e alla fine il risultato vengono misurati a seconda della probabilità di vedere vari stati in uscita, si può capire qual è la caratteristica della funzione incognita, senza dover andare a calcolare il valore della funzione su un valore dopo l'altro. Quello che si fa, si calcola la funzione simultaneamente su tutti gli stati e si va a vedere il risultato che è una funzione di quello che succede su tutti gli stati. In questo modo, in un colpo solo, si riesce a vedere se la funzione ha una di queste probabilità. Capite che per andare a vedere se una funzione è costante e la funzione voi non la conoscete, l'unico modo da fare classicamente è provarla. E volete andare a valutare la funzione in un numero di combinazioni che una funzione che dipende da un miliardo di variabili, dovreste andare a provare su 2 alla 1 miliardo di possibili valori, che è una cosa un po' complicata. Questo oggetto invece, l'unica cosa che serve è calcolarla su una sovrapposizione di stati. Quindi in un colpo solo, questo oggetto quantistico si calcola in parallelizza. Ma non è una parallelizzazione come ci sono nei computer multicore di ora, che è 1000. Questo praticamente è illimitato. L'unica cosa che limita è il numero di bit che possono essere messi nella macchina, mantenendo una precisione del calcolo sufficiente. Questa, diciamo, è la cosa difficile. Fino a qualche bit ci si arriva, tipo 5-6 bit si riesce a fare. Andare molto di più, ci sono dei problemi. E questi problemi fondamentalmente vengono dal fatto che quando si va a creare uno stato che è così e cosà, con delle ampiezze, la fase relativa di questi due stati, perché abbiamo numeri complessi, tipo è alfa per il primo stato, più beta per il secondo stato, con alfa e beta numeri complessi, il modulo del numero complesso non è un problema, questo sta stabile. La fase relativa, cioè la parte e alla i per teta, questa è molto facilmente distrutta da qualunque rumore. E questo viene persa, per cui questo rende il calcolo quantistico estremamente difficile. Ci sono grossi
enti di ricerca tipo la Comunità Europea, la National Science Foundation americana, l'agenzia di finanziamento inglese, la Microsoft, la Google, la D-Wave, sono tutte grosse ditte, grosse istituzioni che stanno mettendo dei forti investimenti per cercare di risolvere questo problema della decorrenza. Quindi la coerenza deve essere mantenuta per un tempo sufficiente per fare il calcolo. Non appena questa viene persa, si torna alla fisica classica. Invece di essere qua e là, effettivamente è qua o là. La E diventa una O, e a quel punto no, non c'è più niente di interessante. Se volete vedere appunto un punto dove queste cose vengono discusse bene, è sempre il libro di Feynman, la QED, che spiega bene questo concetto di sovrapposizione. E questo è un disegnetto preso dal libro di Gumow, L'avventura di Mr. Tompkins, in cui racconta la diffrazione dei cerbiatti su due buchi nelle siepi e discute perché questa qui è una cosa difficile da fare, perché appunto la coerenza tra cerbiatta destra e cerbiatta sinistra viene facilmente persa. È stato fatto l'esperimento fino a del Fullerene, quindi la coerenza di una molecola di Fullerene C60 è stata vista, cose più complicate sono ancora in fase di studio. Questo è una delle vie che vengono attualmente studiate, che io personalmente trovo più intriganti, è che uno può cercare di descrivere lo stato quantistico dell'oggetto nella topologia. Ad esempio, invece di dire che un oggetto sta qui o sta là, quindi spin up e spin down, ad esempio, e questi sono due stati molto simili perché basta rovesciare lo spin, campo magnetico me lo rovescia e sono fritto. Se uno va a scrivere lo stato quantistico in un oggetto topologico, ad esempio il numero dei buchi, prendete una palla o prendete un toro, questi sono due oggetti che sono distinti dal numero dei buchi. E per far passare una sfera a un toro dovete farci una cosa grossa, dovete farci un buco. Per cui un piccolo disturbo che agisce su una sfera la terrà sfera. Quindi se uno riesce a stoccare l'informazione non in una variabile microscopica come lo spin, ma nel numero dei buchi, ci si può aspettare che ci voglia molto di più per perdere l'informazione. Quindi uno ha palla più toro. Andarli a far parlare tra loro è molto difficile, quindi uno si aspetta che diventi molto più robusta al rumore esterno. Quindi l'idea di una forte parte della comunità è di andare a studiare dei sistemi in cui si possa stoccare l'informazione sul numero dei buchi. Ovviamente uno non ha una ciambella o un frate o un bombolone, uno ha delle cose più, sono degli oggetti matematici che descrivono cose più sottili, ma l'oggetto fondamentale è il genere, il numero dei buchi che c'è nella superficie, che viene rappresentata matematicamente come il numero di CERN di certe varietà. Questo fatto di avere buchi poi può essere anche modificato facendo delle trasformazioni locali sull'oggetto in modo da poterci lavorare su. Però l'informazione non viene persa perché è comunque incodata in qualche cosa di macroscopico. Quindi questa, diciamo, è una delle cose su cui tante ditte stanno investendo fortemente, la Microsoft e la Google soprattutto, in varie salse, con sistemi a superconduttori o con sistemi di spin, ma sempre con l'idea di incodare topologicamente. Bene, benissimo, potrei fare ancora qualcosetta su buchi neri, che mi sembra che è una cosa che intrigasse abbastanza. Posso raccontare come questi fluidi di luce si legano alla ricerca su buchi neri. Sembrano due mondi completamente diversi, ma ci fu un po' di tempo fa Bill Unruh, che è un fisico che attualmente è in Canada, alla British Columbia, un signore che ha una certa settantina abbondante di anni, che ebbe un'idea, a mio avviso, assolutamente geniale. Prendete un fiume, ed è rappresentata in questo schizzo. Prendete un fiume che scorre e a un certo punto il fiume ha una cascata. Quindi la velocità di flusso dell'acqua, mentre si avvicina alla cascata, diventa sempre più veloce. E a un certo punto il fiume finisce dentro le cascate, il Niagara. C'è il fiume che va tranquillo, tranquillo, tranquillo negli altipiani, a un certo punto si avvicina alla cascata del Niagara e accelera.
Pensate di essere un salmone che sta nuotando a monte delle cascate del Niagara. Lui, fin tanto che è molto lontano dalla cascata, non ha nessun problema. Mette il muso verso valle, nuota, si sposta verso valle, si gira, muso verso monte, nuota e va verso monte. A un certo punto, però, c'è un punto, chiamato il punto di non ritorno, in cui la velocità del fiume diventa più veloce della velocità a cui il pesce può muovere. Per cui se nuota col muso verso valle, nuota e va. Se si gira e cerca di nuotare a monte, non c'è verso, viene trascinato verso la cascata. Alla fine, se viene trascinato verso la cascata, a un certo punto è fritto, ci finisce dentro, non ha scampo. Quindi non appena ha passato questo punto di non ritorno, il pesce ha passato il suo orizzonte, non c'è più modo che torni indietro. Vedete che questo punto, questo luogo, ha esattamente le stesse proprietà dell'orizzonte degli eventi in astrofisica. Non appena la luce ha passato l'orizzonte degli eventi, finisce dentro, non la possiamo più vedere. Avete lo studente capra, lo buttate dentro l'orizzonte degli eventi, ve ne siete liberati per l'eternità. Quindi c'è veramente un punto di non ritorno, questo per i pesci. Uno ebbe l'idea di dire la stessa cosa succede col suono. Questa è un'onda sonora che nel fiume, potete immaginare un'onda di superficie, la stessa cosa. Se siete qua e a monte, scusate, questa è l'immagine simmetrica, qua sta andando lentamente. Quindi mettete un altoparlante, questo genera un'onda circolare nel fluido. Andate dall'altra parte, l'onda non è in grado di ritornare a monte, verrà trascinata. Per cui battete con l'altoparlante e l'onda scapperà via comunque. Quindi qualunque onda che passi questo punto, questa riga verticale, non potrà più tornare indietro. È un punto di non ritorno per le onde. Quindi questa configurazione di fiume è una specie di buco nero classico. Quindi tutta la fisica che si studia su buchi sulle onde classiche attorno ai buchi neri può essere studiata con questi analoghi. E quel mio amico di cui vi ho parlato poco fa, l'ingegnere idraulico, lui si è messo a costruire delle grosse vasche con dell'acqua che scorre per realizzare esattamente questa fisica in maniera macroscopica. Si costruisce dei cosiddetti buchi neri analoghi, buchi neri idraulici. E va a vedere come le onde sonore si propagano attorno all'orizzonte sonoro di questa configurazione, che si chiama anche in inglese sonic black hole o dumb black hole, cioè buco nero sordo, o acoustic black hole. Bene. Queste sono quindi delle cose che corrispondono a eventi analoghi macroscopici di un buco nero astrofisico. A quel punto uno può costruirsi una teoria matematica un po' complessa basata sulla propagazione dei campi su uno spazio-tempo curvo. Queste sono praticamente le equazioni di Maxwell su uno spazio-tempo curvo. Questa si chiama Klein-Gordon Equation perché è fatta per un oggetto a spin 1, nel caso più generale, però sono l'equivalente delle equazioni di Maxwell su uno spazio-tempo curvo. Hanno una forma, come vedete, un po' complicata, ma fondamentalmente non c'è niente di più che questo G mu nu, che è il tensore che ci descrive la curvatura dello spazio-tempo. Quindi è la metrica dello spazio-tempo. Questa metrica sarà incurvata in maniera strana. Se uno ha un buco nero, avrà una metrica particolare di buco nero che è un po' di questa forma. Quindi la propagazione delle onde elettromagnetiche o di qualunque onda su uno spazio-tempo curvo è diretta da questa equazione, che è la stessa equazione che può essere usata per studiare le onde sonore in questo caso. Esattamente la stessa, matematicamente la stessa equazione, con l'unica differenza che anziché essere G mu nu, la curvatura dello spazio-tempo è pari alla distribuzione spaziale della velocità del suono e della velocità di flusso. Quindi il tensore G mu nu recupera in sé, in pancia, il profilo di velocità del suono, quindi di densità, e il profilo di velocità del flusso macroscopico. Per il resto le equazioni sono identiche. Quindi a livello classico possono essere studiate
o con le equazioni solite Navier-Stokes o con questo formalismo in maniera completamente equivalente. Le cose diventano più divertenti se si cerca di quantizzare questa teoria, cioè si studia non più come una teoria classica, ma come una teoria quantistica. Perché si sa, come Hawking aveva predetto, che i buchi neri emettono della radiazione di Hawking a una temperatura pari all'inverso della massa del buco nero. E questo è un risultato che viene da questa equazione qua nel momento che phi diventa un operatore, cioè una quantità quantistica, non più una quantità classica. Da questo punto qua si arriva immediatamente alla temperatura di Hawking, modulo una ventina di pagine di conto. Però la logica è uno a uno. A questo punto Unruh ebbe l'idea, ma se questo è un risultato, da questa equazione si arriva direttamente qua, si può trovare la stessa cosa per i sistemi analoghi, quindi per il suono. Quindi se si vanno a studiare i quanti di suono, cioè i quanti di oscillazione sull'acqua, dovremmo vedere lo stesso tipo di fenomeno di radiazione di Hawking. Si può fare il conto per un caso di questo genere, in particolare in cui si usano, anziché flussi di acqua, si usano flussi di superfluido, che hanno il vantaggio di avere temperature molto più basse, perché fare un esperimento al micro Kelvin con dell'acqua è un po' difficile. Si trova un blocco di ghiaccio che non fa niente di interessante. Bisogna tenerlo liquido fino a temperature molto basse, e questa è la cosa difficile. Ma si può cercare di utilizzare vari sistemi di quelli noti. Ad esempio, qua è un calcoletto che Dario Gerasci a Pavia abbiamo fatto assieme un po' di anni fa per studiare la fisica della radiazione di Hawking in un superfluido di luce. Queste sono proprietà di superfluidi di luce con questi baffotti che ora vi spiego fra un attimo, sono la segnatura della radiazione di Hawking. Praticamente, cos'è la radiazione di Hawking? Se si va a pensare in astrofisica, abbiamo l'orizzonte degli eventi di un buco nero. All'orizzonte degli eventi ci possono essere dei fenomeni che fanno sì che si creino delle coppie virtuali di particelle. Cioè, al di fuori del vuoto quantistico, che c'è un ribollire di coppie, di particelle e antiparticelle, queste si creano e si riannichilano tutto il tempo. Questo succede dappertutto nel vuoto. All'orizzonte di un buco nero, quello che può succedere è che queste coppie si creano, ma una delle due cade nel buco nero e l'altra se ne va all'infinito. In questo modo l'energia della particella che cade nel buco nero ci permette all'altra di andarsene via, di schizzare via, perché l'energia che si guadagna buttando qualcosa nel buco nero ci dà a disposizione dell'energia per mandare via la particella all'infinito. E questa va a formare la radiazione di Hawking, cioè questa radiazione termica che viene emessa, che è stata predetta essere emessa dai buchi neri. Ovviamente questa radiazione in astrofisica non può essere vista, almeno molto difficile vederla, perché ha una temperatura che per buchi neri di massa solare è del micro Kelvin, e per buchi neri ultramassivi diventa molto più bassa, quindi dimenticatela, soprattutto paragonata al fondo cosmico di radiazione che è di qualche Kelvin, quindi c'è una microonda a qualche Kelvin che domina tutto, per cui queste cose sono praticamente invisibili. Quindi lì c'è poca speranza. L'idea è di cercare di sfruttare questi sistemi analoghi per andare a vedere la radiazione di Hawking in un altro contesto. E questo è il motivo per cui Bill Unruh ebbe l'idea di andare a studiare questi fenomeni negli anni Ottanta. All'epoca era un divertimento intellettuale. Ma con gli anni la cosa è diventata sempre un po', ha intrigato molte persone, per cui è diventata sempre più di moda, ci si è lavorato tanta gente. E fin tanto che, diciamo, la chiave di volta è stata data da due persone a Bologna, fondamentalmente Roberto Balbinot e Sandro Fabbri. Roberto è professore all'Università di Bologna e Sandro attualmente a Valencia, ebbero l'idea di andare a pensare a una caratteristica della radiazione di Hawking che fino allora era stata trascurata. È che la radiazione di Hawking consiste in coppie di cui una cade dentro e una va fuori. Ovviamente in astrofisica quello che cade dentro non è interessante perché non si può vedere. Se anche mandate il dottorando a fare la misura dentro il buco nero,
non è di grande utilità se non che vi siete liberati del dottorando. Non può comunicare col mondo esterno. Però in questi sistemi analoghi invece è possibile andare a vedere quello che succede dentro, perché è un sistema comunque macroscopico. Per cui queste correlazioni che sono presenti nelle coppie a Hawking partner possono essere misurate. E questo è uno schizzo dell'idea di Roberto Di Sandro con dei pescatori, sempre con l'idea dei pesci. Questa è una bacchetta magica, che è le fluttuazioni quantistiche che generano coppie di pesci. In origine lo schizzo originale, invece di avere questa bacchetta a mano, era nelle mani di un fantasmino di Hawking, ma poi per political correctness è stata eliminata. Quindi è una banale bacchetta magica in stile Harry Potter che crea coppie di pesci, e questi pesci vengono creati assieme e nuotano nelle due direzioni. Uno casca all'interno della cascata e l'altro può andare fuori. Il fatto però di essere stati creati assieme fa sì che ci sono delle correlazioni temporali al passaggio dei pesci dalle due parti. E questi due pescatrici possono prendere i pesci in due tempi che sono generalmente correlati. Quindi il momento in cui acchiappano il pesce è correlato dai due lati. Quindi ci sono delle correlazioni che corrispondono a questo baffo nel diagramma di correlazione tra le fluttuazioni di intensità all'interno e all'esterno del buco nero, o in un superfluido le fluttuazioni di densità all'interno e all'esterno. Quindi questa è un'immagine di un calcolo numerico, e questa è un'immagine sperimentale pubblicata 2 anni e mezzo fa dal gruppo di Jeff Steinhauer al Politecnico di Haifa, in Israele, in cui vedete questa riga nera molto molto tenue. Sembra essere il segnale di correlazione tra le coppie, all'interno delle coppie Hawking. Particella che esce fuori e particella che cade dentro. E questa, se confermata, come sembra, è la prima immagine di meccanismo di generazione di particelle per meccanismo Hawking al mondo, che si basa su sistemi superfluidi. Questi sono superfluidi di atomi, ma l'idea è di usare superfluidi di luce, in quanto questo segnale potrebbe essere ancora più facile da osservare e magari manipolare per ottenerci delle cose interessanti. Quindi, diciamo, questa idea di andare a studiare sistemi a bassa temperatura con proprietà superfluide ha dell'interesse molto ampio anche per campi di ricerca molto diversi dal campo della fisica banale dei fluidi, in quanto può spiegare dei meccanismi che sono in gioco anche in sistemi astrofisici tipo buchi neri. Questo è il meccanismo di Hawking, che alla fin fine è uno dei meccanismi più semplici quando si fa teoria quantistica di campo in spazio-tempo curvo. Ci sono poi vari altri fenomeni che potrebbero essere in gioco in ambienti astrofisico. Ad esempio, durante le prime fasi di espansione dell'universo, le fluttuazioni quantistiche potrebbero aver avuto un ruolo importante nella generazione di strutture a larga scala nell'universo. Sono tutte ipotesi che i cosmologi stanno cercando di mettere a punto, in cui questi sistemi possono dare una linea di ragionamento per cercare di capire cosa può stare succedendo. Ovviamente qui non può dirci, non è un sistema che riproduce uno a uno il cosmo, ma i meccanismi microscopici sono molto simili, per cui capire cosa sta succedendo qua magari ci dà delle ispirazioni su cosa potrebbe star succedendo a livello cosmologico e magari proporre delle idee interessanti. Quindi, diciamo, questi sistemi di fluidi e superfluidi sono un campo in forte espansione che stanno dando idee in molte direzioni. Bene, con questo io avrei più o meno finito quello che volevo raccontarvi. Non so, possiamo, se ci sono delle domande, possiamo discutere, curiosità. Le relazioni ci sono tra le due particelle, le relazioni che ci sono, energia. Sono energia, sono uguali opposte. Sono energia uguali opposte e temporalmente sono una a uno, vengono emesse nello stesso tempo. Studiando quella che si può vedere, si può capire. Assolutamente sì, certo. Assolutamente sì, si sa tutto dell'altra. Certo. Ma se non si vede più, si sa tutto.
Esattamente, l'entanglement è completo. E questa è una cosa che potrebbe avere anche delle relazioni con tutti i problemi dell'entropia del buco nero. Non è chiaro quanto questo possa avere importanza, però sì. È una coppia, sono legate una a uno. Esattamente, sono una coppia opposta. Ah, bisogna fare estrema attenzione. C'è il rischio di dire delle castronerie di ottimo livello. Diciamo, l'analogia tiene bene scrivere queste equazioni qua, è corretto per perturbazioni di grande lunghezza d'onda. Lì l'analogia è matematica. Però i buchi neri bisogna fare attenzione perché sono oggetti in cui la fisica a piccola scala gioca un ruolo importante. E capire come la fisica ultravioletta delle piccole scale resta visibile non è una cosa uno a uno. Ci sono stati diversi anni in cui c'è stato un atroce dibattito su queste cose. Quindi bisogna fare attenzione. Io personalmente non sono della tribù di quelli che pensano che queste cose possono spiegare direttamente qualcosa. Il mio punto di vista è che possono spiegare dei meccanismi che possono essere in gioco anche nell'altro sistema. Per ogni sistema è lui, non si possono trasportare cose da una parte all'altra. In particolare c'è la parte della dinamica, questa diciamo è la cinematica dei campi sullo spazio-tempo. Lo spazio-tempo evolve però secondo le equazioni di Einstein, quelle non esistono nell'analogo, assolutamente. L'analogo su Einstein non dice niente, per cui lì si alza le mani e bisogna farlo, altrimenti non ha senso. Un'altra domanda. Bene, allora, niente. Ora una copia delle slide la passerò al Fulvio Ricci. Non so come la cosa funziona, magari ve la distribuisce. Magari la posso mettere anche sul sito. La mette sul sito, perfetto. Quindi la cosa. Tutte cose che sono assolutamente. Sono tutte le referenze, se volete poi divertirvi. La cascata è bella, sì, sì, sì. Sì, anche una volta era capitato un liceo americano aveva chiesto queste cose, i ragazzetti erano andati fuori di testa. Sì, 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 i pesciolini.